Ciclovia Tirrenica, un tema su cui si sta aspramente dibattendo nel territorio del comune di Viareggio. E proprio per questo il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, ha voluto invitare il suo collega viareggino Giorgio Del Ghingaro all'inaugurazione del tratto realizzato sul suo territorio comunale. Un ideale passaggio del testimone per spronare Viareggio ad andare avanti, pur nella consapevolezza che la progettazione del tracciato della Lecciona è indubbiamente più complicato che non lungo il viale a mare. Fare una pista ciclabile è una cosa fondamentale perché rappresenta, diciamo così, una diversa concezione dello sviluppo dei nostri territori, uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo attento e, come viene definito, uno sviluppo dolce. Ecco, io vorrei che questa dolcezza si sviluppasse anche nelle varie manifestazioni, ovviamente, che ci sono state e che ci saranno probabilmente in futuro. Ognuno ha il proprio punto di vista, ma noi dobbiamo aver ferma davanti l'idea che i nostri territori debbano essere uniti, e unirli attraverso una pista ciclabile credo che sia la cosa più bella che si possa fare. La centralità delle scelte delle varie amministrazioni locali è stata sottolineata anche dall'assessore Baccelli. Alla regione spetta infatti la progettazione del tracciato, sulla base però di quanto espresso dai territori interessati, fermo restando che la decisione finale spetterà al Ministero.